Zeus, il dio supremo della mitologia greca, è sempre stato venerato da tutti i popoli ellenici. Dato il suo ruolo di primo piano nel Pantheon greco, in suo onore furono eretti diversi templi, ma nessuno poteva eguagliare il Tempio di Olimpia, dove era custodita la magnifica statua di Zeus. Questa statua raffigurava Zeus seduto sul trono con un'altezza di oltre 13 metri. La gigantesca statua era fatta di ebano, oro e avorio, ornata di gemme. La statua fu scolpita da Fidia, uno straordinario scultore greco. Egli realizzò anche un'altra imponente statua, che rappresentava la dea Atena, situata nell'acropoli ateniese accanto al Partenone. La statua di Zeus teneva l'immagine della dea della vittoria in una delle mani, poiché questa divinità era sempre accanto a Zeus. Nell'altra mano Zeus reggeva uno scettro con un'aquila appoggiata sulla sua sommità. L'aquila è l'animale consacrato al Signore degli dei dell'Olimpo. Il tempio di Zeus a Olimpia era un luogo di pellegrinaggio. Migliaia di greci si recavano in città per partecipare ai riti religiosi. Ma molti arrivarono ad Atene anche per assistere ai giochi olimpici, che si disputavano nello stesso periodo delle cerimonie religiose in onore del grande dio. Durante il periodo in cui la Grecia era dominata da Roma, l'imperatore Caligola ordinò di smontare la statua per portarla a Roma. La testa di Zeus sarebbe stata sostituita da quella dell'imperatore, ma la statua riuscì a uscire indenne, poiché Caligola fu ucciso prima che il suo ordine potesse essere eseguito. Nel corso dei secoli, con l'avvento del cristianesimo, i festeggiamenti in onore di Zeus divennero meno importanti e il santuario di Zeus cadde in rovina. Alla fine del IV secolo dell'era comune, l'imperatore romano Teodosio dichiarò il cristianesimo religione ufficiale dell'impero romano. Le pratiche pagane iniziarono a essere perseguitate. Il tempio di Zeus era ormai considerato un epicentro del paganesimo e fu chiuso definitivamente. Il destino della statua è ancora dibattuto dagli esperti. Alcuni sostengono che sia stata smontata e portata a Costantinopoli, dove fu distrutta in un grande incendio, mentre altri sostengono che sia stata saccheggiata e i suoi preziosi ornamenti siano stati derubati. Il resto della statua crollò insieme al tempio. La grande statua di Zeus, scolpita da Fidia, fu fonte di ispirazione per molti altri scultori romani che scolpirono statue di Giove, la controparte romana di Zeus. Ma nessuna di queste era mozzafiato come la gloriosa statua di Zeus a Olimpia.